Tutto, allora buonasera, buonasera, buon ritrovati dopo le ferie praticamente su Formula Italian Team. Buonasera, a parte Raffaele Lelli per voi Rossi, assieme a me qui in cabina di commento e dalla regia ritroviamo il sommo fitandre Andrea Badolato. Ciao Raffaele, buon rientro anche da parte mia e niente, buon F1 2021 a tutti, siamo diciamo all'inizio della nuova stagione. Praticamente siamo agli sgoccioli, in effetti, perché a settembre, come di consueto, inizierà poi la pre-season, tutte le varie preselezioni. Come vedete dalle immagini, siamo in diretta dall'autodromo del Montmeló in Spagna, la sesta social race su questo Formula 1 2021. Continuano queste serate di test e non potevamo scegliere pista migliore per quanto riguarda il test, visto che questo è il Montmeló spesso utilizzato. Ovviamente in questa stagione di Formula 2021 è mancato a causa delle condizioni sanitarie, però il circuito del Montmeló è sempre caratteristico, un crogiuolo di varie modifiche che si possono fare al setup. Abbiamo tra l'altro ricevuto quest'oggi, a proposito di modifiche, di aggiornamenti, una patch da 8 giga per quanto riguarda Formula 1 2021 su tutte le piattaforme, quindi vedremo se eventualmente sarà risolto qualche problema. Insomma, andremo a verificare anche questo fattore. Come detto, alla stessa social race abbiamo già corso in Gran Bretagna, Italia, Russia, Ungheria e Stati Uniti, quindi vedremo anche il discorso. Si sta valutando anche il discorso dei tagli sui vari tracciati, per questo magari uno abbiamo affrontato anche Russia e Stati Uniti per vedere, visto che sono la domanda è perché c'era Russia. La risposta è chissà qual è il motivo, è anche un chissà per vedere i diciamo sbirciando, ecco, nel sondaggio. È stato sottoposto ai piloti il sondaggio prestagionale, poiché anche sul tema del calendario si sta discutendo su quali piste inserire, se farle tutte quante sarebbe molto complicato, o saltare qualche data come sta accadendo nel calendario reale. Spero non saltare Suzuka, giusto quello. Purtroppo da qualche giorno è stata arrivata alcuni casi. Intanto ho visto Flaminio fermarsi ai box e alzare una nube di fumo incredibile, sembrava star per andare a fuoco la sua Williams. Bravo Flaminio che sceglie la Williams, però è stata un'immagine abbastanza particolare. Per quanto riguarda le social race ci siamo dilettati, ecco, giusto per ridare un'inquadratura ai ragazzi, magari chi non ci ha seguito per l'estate, che è stato fuori a riposo, diamo giusto un'inquadratura, un'infarinatura generale. Abbiamo iniziato su Formula 2021 dal pre-day one, essenzialmente, visto che dal 13 luglio era disponibile per ragazzi che hanno fatto il pre-order della special edition, della digital, della deluxe edition, e poi dal 16 fino al 30 luglio, insomma, per tutta la seconda metà di luglio abbiamo fatto queste 5 gare della quale vi parlavo in precedenza. Per tutto agosto, le prime 3 settimane, come detto, siamo stati in ferie, quindi si riparte qui dalla Spagna, si riparte con diversi nuovi volti, come vedete diversi nomi, come potete leggere sulla classifica di sinistra. Al momento Daniele Play in prima posizione, Daniele Play su questo capitolo è presto ma in grande spolvero, l'abbiamo visto anche nelle gare di luglio. Purtroppo figura ritirato Toretto 13.95, che insieme a Vampire, Daniele Cresi, Leutz 27, Scarsonico, Luca Inno, sono anche Sciumi 91 Legend. Tra chi è nuovo e chi l'anno scorso ha corso pochissimo o in qualche sprazzo di gara di Formula 2, e li ho bacchettati su questo, qualche presenza in Formula Open, ma poche, ecco, hanno preferito la Formula 2, sono volti nuovi. Anche lo stesso Super Simo, che spezza anche una lancia in favore di Simone Esposito, ci segue da tantissimi anni e questa è anche la sua prima annata in un campionato FIT, ma senza alcun aiuto alla guida. Quindi diversi piloti nuovi e diversi primi chilometri anche su questo capitolo. Te Andrea, ecco, ad esempio, come affronteresti, ecco, un ritorno magari alle competizioni per te dopo tantissimi anni su un nuovo gioco? Beh, diciamo che comunque tu hai fatto un elenco di nomi nuovi, fa sempre piacere vedere annualmente, diciamo, dei piloti nuovi, anche perché è come una carriera vera, no? Nel senso, c'è chi smette di correre, nel senso virtualmente, perché ha anche altri impegni, sappiamo che poi ognuno di noi c'ha anche impegni privati, e chi invece inizia questa carriera, quindi è sempre un piacere vedere un ricambio che in realtà è molto progressivo da noi, cioè anno per anno, da 10 anni ormai, più di 10 anni, si vedono piloti che chiaramente magari non possono più correre, hanno più tempo, e invece altri piloti che hanno questa possibilità di iniziare. Quindi compatibilmente con, diciamo, le esperienze personali, c'è questo ricambio continuo. Anche quest'anno stiamo vedendo diversi piloti che già sono iscritti alla pre-season, come tu ben sai, quindi già hanno accesso alla pre-season, e altri invece, diciamo, che sono interessati, e vedremo, perché la lista è abbastanza folta anche quest'anno.
Molto bene, intanto è stato un parto, ma ci siamo arrivati. 9 mesi di abbonamento per me, grazie, bravo me, alla chat con Prime su Twitch, grazie mille. Insomma, vi ricordo, non è obbligatorio, ragazzi, però se volete c'è sempre questa funzione, vi consiglio magari durante i campionati, ecco, per avere devo punti. Devo capire come si può condividere questa cosa dell'abbonamento. Come si fa su, a vedere? Appena fai su, appena clicchi su abbonamento, poi ti appare il messaggio in chat per decidere se condividere il mesiversario oppure il tot mesi, e quindi basta che premi in basso a destra su condividi, dovresti avercelo. E diciamo, okay. Nuovi piloti, Super Simo, subito gufata, perché appena ho parlato di Super Simo purtroppo è arrivato il ritiro per il pilota dell'Alpine, quindi iniziamo subito. Io sto ancora montando le sintesi dei campionati, le show, le varie gufate, insomma i momenti divertenti, e già iniziamo a produrre per l'anno prossimo. Non va bene, quindi io mi calmo, non parlo più di nessuno. Vi dico che sarà questo un fattore abbastanza interessante, perché su questo tracciato la Pirelli ha portato delle gomme più morbide rispetto all'anno scorso. L'anno scorso avevamo C3, C4, C5 con ovviamente più si sale, ecco, di valore, da 1 a 5 le gomme più diventano dure. Quest'anno invece abbiamo C2, C3, C4, quindi una gomma più morbida. L'anno scorso il tempo più veloce nei campionati era stato fatto registrare da Simone Violo, 3.97.195 in 1.13.888, per il momento Flaminio si ferma 1.14.970. Potremmo fare questo confronto solo adesso, perché spero che per quando poi i campionati ufficiali arriveranno qui in Spagna, curva 10 verrà aggiornato, perché adesso siamo ancora con il layout con se la vecchia curva 10 in tornantino. No, no, ma e questo è un colpo di scena. E questo è un colpo basso, sì, sì. Tra l'altro, Raffaele, in chat Sdem scrive, sì. Daniele Playmaster, cioè qua siamo alle previsioni, al pre, al addirittura Daniele Play, che per carità ha fatto un grande step e ne farà un altro quest'anno, secondo me, inserito nel in Master. Come lo vedresti un centone in Master Daniele Play? Nico Fiore entrò in Master League che aveva 15 anni, Daniele ad oggi ne ha 14, quindi ma l'anno scorso ha fatto già uno la carriera step... poi ti dico esatto appunto, cioè ci siamo capiti, nel senso che se uno migliore come non lo diciamo, ma lui, l'abbiamo detto, ecco, non lo diciamo però l'abbiamo detto. Molto bene, intanto l'unico dei piloti ad essere sceso sotto il muro all'1.15 è stato Luca Flaminio in 1.14.970. Purtroppo, come vedete, figura il ritiro delle salva, Super Simo, Toretto 13.95, tra l'altro che è arrivato al ritiro proprio a curva 9, è stata un'immagine abbastanza divertente perché Toretto in Red Bull per questa sera, dato a sbattere contro le barriere di destra a curva 9, errore tipico. Subito dopo è arrivato Ferra, sempre con la Red Bull, che ha fatto lo stesso errore, però non si è ritirato completamente, ecco, le sospensioni hanno tenuto sulla sua Red Bull. Quindi è ripartito con intanto i Marshall, ecco, virtuali che spostavano la vettura di Toretto 13.95. C'è proprio Daniele Play nel suo giro, se possiamo andare on board, visto che almeno dalla sua visuale l'audio questa volta lo sento bene. Ecco, io personalmente la cosa che mi ha dato più fastidio nel commentare prima in social race era l'audio buggato. Per il momento ho sentito tutti precisi, fluidi, forse troppo interno. Daniele qui alla 7, però alla minimappa non vedo tantissimo traffico, infatti già la quarta vettura che supera, c'era la gomma restante di Toretto sulla destra. Andiamo a dare uno sguardo ai tempi che sta facendo registrare Daniele Frey. Quinta vettura che fa superare il traversone qui alla 11. Abbiamo parlato bene, questo è un errore che esatto, ovviamente chiaramente, però un errore che ad esempio non si farà, ecco, l'anno con il cambio di layout, perché quel dosso non ci si andrà più a saltare, visto che si arriverà da una curva decisamente più ampia, si arriverà già abbastanza dritti poi per affrontare curva 12. Questa, ecco, è una delle cose che mi è dispiaciuto vedendo il nuovo layout, perché è interessante quel dossetto, c'è chi lo taglia dritto saltando con la vettura, quindi bisogna decidere a livello di setup. Il T3 di Spagna è sempre molto complicato a livello delle sospensioni, perché c'è chi fa con un setup molto rigido e quindi appena vai sui panettoni decolli, chi invece è più morbido riesce a sfruttare questo T3, quindi è sempre un tema chiave, soprattutto riprendendo il discorso di prima, che le gomme sono più morbide, le temperature quest'anno c'è un po' più di difficoltà, quello anteriore sinistra è molto sollecitato, quindi forse anche le temperature potrebbero giocare un ruolo chiave. Sono tutti forse, tutti ma, che magari poi vedremo se all'ultimo giro della Master League andranno a dare la vittoria intanto a qualcuno. Anche Matthew sta facendo un po' di prove, credo. A proposito di Master League, ha fatto un po' vediamo. Di erbante. Sì, infatti, se l'ha portato l'altro in quinta posizione.
Tanto è Giovi secondo. Sì, intanto Giovi si è portato in seconda posizione. Per Giovi, dopo una stagione altalenante, ecco, in Pro League l'anno scorso, beh, vediamo, campione... vedremo quel che sarà. Sì, campione in costruttori, questo sì, in effetti. Però mai sul podio, se non vado errato, in Pro League. Più volte è arrivato in quarta posizione, la gara migliore in Gran Bretagna, dove fu un diluvio per tutta la gara. Gliel'abbiamo anche privato per il podio, mi sembra. Mi sono ricordato male. Lui per primo disse: ho fatto la migliore prestazione della stagione, però non ho fatto nulla in questa gara, perché in effetti fu una gara un po' ad eliminazione, quella in Gran Bretagna segnata dalla pioggia. Torna in box Giovi, credo siano terminate qui le quali, perché torna in box anche sì. Matthew, sì, sì. E quindi la classifica con Flaminio e Giovi in prima fila, seconda fila per Daniele Play e Lele Salva, terza fila marchiata tutta Haas con Matthew e Luca Inno. Anche Luca Inno l'anno scorso ha fatto qualche comparsa in Formula 2, discrete, molteplici comparse in realtà in Formula 2. Xiaomi 91 Legend, che insieme ad Alessio Fiorino lo abbiamo visto ogni tanto in queste prime social race, cioè, in effetti già una decina di nuovi volti in queste social abbiamo potuto apprezzarli in pista, anche con prestazioni in particolar modo Alessio Fiorino di primissimo di primissime posizioni, ecco. Sì, sì. In quarta fila poi troviamo Kaiser, Matt e Tukumic, quinta fila che la vado a recuperare subito con quinta fila con Tukumic e Patrice Peri, poi undicesimo il Tia Prince, poi Kaiser Massi, Di Vampire, Scherzo Nico, Ferra, Leus, Super Simo, Daniele Cresi, Advance Apple e Toretto, e purtroppo non ha registrato nessun tempo, questo perché si è ritirato dopo pochissimi minuti dall'inizio della sessione di qualifiche in 12 in 983 millesimi, anche questo così è presto, però sì, i primi 12 sono abbastanza vicini, poi c'è un piccolo gap dopo praticamente Vampire, praticamente c'è un piccolo gap. Ah, mi corregge subito Giovi, un podio a Monza. Accidere, ah, Monza, è vero. È perché con il montaggio della Pro mi sono fermato ad Ungheria, Giovi. Cioè, volevamo pure togliere quello, cioè, già avevamo tolto che un altro. Nessun aggiornamento di layout in programma, ragazzi, mi dispiace, invece Luigi dice sempre dalla chat e speriamo in realtà, perché si parlava ad ottobre, se non vado errato, anche del rilascio delle nuove piste, Jeddah, Portimao, Imola... un po' alla volta, prima arrivano in realtà, meglio si riesce a capire quel che sarà con i campionati, con il calendario, e insieme ai video della pista credo quest'anno è la prima del pensiero, insomma, a livello di campionati, perché corriamo, ok, prima gara Bahrain, seconda Monaco, arrivederci, saltiamola e via. Tanto siamo in attesa dei giocatori, che i piloti quindi si vadano a schierare sulla griglia di partenza. A livello di gomme, ovviamente nella top 10 tutti quanti scatteranno con la gomma soft, vedremo cosa combineranno invece appena fuori, e se questo tema, come detto, della mescola più morbida, ecco, rispetto all'anno scorso, potrebbe essere una chiave, perché ricordo nel 2016 si arrivava con, ovviamente, con evoluzioni e stress sullo pneumatico a causa delle vetture assolutamente differente, e però si arrivava con più o meno lo stesso treno di gomme, insomma la Pirelli portava la soft, la soft, la media e la hard, la carcassa più o meno idealmente sulla linea di pensiero, soprattutto a livello di colori Pirelli, dovrebbe essere la stessa, almeno come detto a livello concettuale. E nel 2016, ecco, la cosa che mi manca di più di quel capitolo è proprio la delicatezza nel trattare lo pneumatico, specie al 50% ti permetteva di fare una sosta in meno e rendeva le gare, sotto quel punto di vista, più interessanti, soprattutto per Sport e Premier League, visto che vedevi eventualmente la bravura del pilota nel trattare la gomma. Intanto grazie Andre per l'abbonamento, anche per te 2 mesi, ce l'abbiamo fatta, è nato. E a proposito di ricordi al 2016, a proposito di Andre, hai magari qualche gimmick, qualche meccanica di gioco da F1 2010-2011 che ti mancano? Magari dici, sarebbe interessante. Ah, beh, è interessante che quando diluviava tu continuavi a tenere slick. Bene. Non c'è praticamente, non mi ricordo ancora delle... perché noi ci lamentiamo del gioco di ora, ma chi ha un'età per ricordare... c'erano delle situazioni, diciamo, di meteo che erano veramente incredibili, cioè nel senso che si passava dalle gomme da asciutto alle gomme da bagnato pesante come se non fosse come se la pista in realtà non aveva un cambio di, diciamo, di condizioni progressivo, no? Quindi era rispetto ai primi anni è davvero
al di là del discorso estetico, diciamo, ma anche proprio più completo e più fatto meglio proprio anche nei particolari, ecco, nelle singole cose del gioco. Ecco. Il prato che aveva lo stesso grip dell'asfalto ci Poi, dice fit arraffo, fino al questa morbida. 2014 sì, praticamente si accelerava, chiaramente molti lo sanno, vabbè, già la macchina andava lo stesso, anzi andava forse. Vabbè, discorsi vecchi, andate a vedervi qualche video su Eh YouTube, sì, ne trovate tanti. ricordo nel 2014 i Tavende che entrava completamente di traverso nelle curve per andare forte con i Un'altra Tavende, robe generazione, ma strane. veramente. Sì, molto bene, ci siamo. Le vetture intanto si stanno andando a posizionare sulla griglia di partenza per questa gara al 50%. Arriva Toretto in 20ª ed ultima posizione per questa sesta social race su Formula 1 2021. Prima fila, come detto, con Flaminio e Giovi, seconda con Daniele Play 2007 e Lele Sava. Vedremo quindi anche la bravura dei piloti che stanno trovando il limite con la frizione per l'attacco verso curva 1. Si parte in questo momento con subito una Ferrari, quella di Ilkia Prince, che si muove nelle retrovie. Lì davanti invece Flaminio e Giovi arrivano alla staccata di curva 1 senza troppi problemi. Ottimistica la staccata all'interno. E Sciumi 91 Legend si gira. Invece una Mercedes, quella di Lele Salva, che è arrivato al contatto, immagino con Vettio, perché la situazione è stata un po' particolare, visto che si era infilato Sciumi 91, si è ristretto di colpo ovviamente lo spazio verso curva 1. Gruppo adesso molto molto Sì, garibatino, tanti scambi di molto posizioni, speciali al centro gruppo. Fortunatamente non è campionato, quindi non dobbiamo seguire tutti, non dobbiamo urlarli, forte. però C'è una bella lotta a vediamo metà anche la bravura dei gruppo. ragazzi nei duelli. Sì, tra Luca Inno e Kaiser Map, ho visto tra curva 4 e 5 si sono più volte scambiate la posizione, rispettandosi, anche magari arrivando al limite dello spazio concesso, precisi alla Kaiser, curva 9 sarà il tema più pericoloso per i piloti, soprattutto nelle retrovie, magari un po' di difficoltà all'esterno. Intanto Dave Empire ci prova su Kaiser Massi, che lo accompagna. Tra l'altro bello rivedere anche Kaiser Massi, figlio Sì. d'arte, ecco, di Max Basile, campione della Premier League su Formula 1 2017, ritrovare Kaiser Massi in pista, quindi, che però anche l'anno scorso è rimasto sempre attivo sul sito, anche corso come wildcard in una gara in Premier League. Ovviamente il giro veloce viene accreditato da Flaminio, che dalla pole rifila 7 decimi. Indietreggia Shumi Legend. Ah no, è il solito bug, come detto, Sì, è è il rimasto. Ecco, problema. per. Oh, invece si è girato una Assi, staccata di curva 1. È È box o arrivata advanced effort? lunghissima ed è partito di posteriore. Allora, È vedo. Matthew! È Matthew! È arrivato lungo Si ed mette è l'asse, schizzato sì. via il posteriore. Sì. E credo avesse una ripartizione della frenata, magari si è sbagliato, perché può capitare che Sì. quest'anno non si va più con il 50 sul posteriore. Forse ha modificato qualcosa nel corso del primo giro per avere un diverso approccio proprio ai primi chilometri, arrivando alla staccata in fondo al lunghissimo rettilineo. È un errore, ecco, tipico che abbiamo visto soprattutto nei test di questo Formula 1, quello che è il posteriore si blocca davvero in un attimo. Sì, sto Allora guardando anche Flaminio dietro un pochettino, prende. diciamo, i rookie, anche se non sono tanti, e si Sì. stanno comunque difendendo, diciamo. Sì, ecco, per il momento quello in difficoltà mi sembra giusto Toretto, e gli altri invece li vedo già belli precisi. Toretto, Sì. la quale tra l'altro parlavamo, interessante, ecco, questo a microfoni spenti si è presentato dicendoci che ha avuto una carriera a livello internazionale su go-kart fino a 3 anni fa. È molto interessante questo discorso, che okay? La realtà è un altro mondo. Però l'abitudine c'è, ci sono tanti piloti reali che si abituano facilmente anche a livello di sim driving. Questo Formula 1 lo ricordiamo sempre più sim arcade, però qualche passetto sempre verso la simulazione lo si fa. È sempre molto interessante questo tema dei piloti che nel virtuale proprio non riescono a trovare la quadra. Ed ha creato un nuovo lavoro, tra l'altro, perché ci sono tanti di coach, di piloti virtuali, insomma, è sempre questo il discorso. Non ricordo con chi ne stavo parlando, onestamente, però c'è sempre il tema interessante che quando vai alle elementari tu poi farai un lavoro che tra 10 anni, quando tu sei alle elementari, non esiste. Quindi è sempre curiosa, ecco, anche l'evoluzione in generale che si può avere anche su Assolutamente. questo che in passato era semplicemente un gioco, un divertimento, ad oggi ha tirato su un business come quello degli sports. Eh sì, ormai c'è questa E davanti a sport che è interpretabile, ma diciamo è emblematica, ecco, con quanto sono cambiati i tempi. Tanto Dave Empire ha compiuto davvero un bel sorpasso alla staccata di curva 10, al tornantino stretto verso sinistra nei confronti di Kaiser Massi. Dave Empire ci aveva provato prima all'esterno nei primi giri,
Sempre in quella curva, questa volta la traiettoria interna è riuscito ad ottenere la bandiera gialla nel T3. Attenzione a Lewis in trazione all'ultima chicane. Sembra un attimo di rivedere Kubica, perché testa coda abbastanza simile sul panettone esterno. Un 360 ed è ripartito Lewis 27, al momento in 17esima posizione. Si sposta anche sulla destra Daniele Crazy, 14esima piazza per lui. Su di lui sta rinsalendo il vice campione della scorsa Master League, sì. Mattia De Campo, di gran carriera già negli specchietti, sì. Però solo perché è la gomma soft, ecco, e non perché Matteo è il vice campione della Master League, se no non avrebbe recuperato, palese. E davanti intanto ottimo il ritmo che sta dettando Flaminio, in un secondo e sei si attesta il vantaggio in confronto di Giovi. Mamma, Matteo, che scarto Matteo verso l'esterno in confronto di Daniel Cresi, addirittura all'esterno, gran sorpasso. Sì. Per carità, la differenza gli ha, questa differenza gli ha permesso addirittura di rientrare prima dell'ingresso in curva, quindi chiaramente differenza di passo gli ha permesso quel tipo di sorpasso. Diciamo non un primo impatto per Daniele Cresi facile, perché ti ritrovi che ti passano lì, quanto vanno forte queste, da dove è uscito Raffa all'elementare? Avresti mai pensato di fare il sim speaker? Assolutamente no, per la timidezza, ecco, che aveva all'elementare non avrei mai nemmeno pensato di parlare da solo in una cameretta, che però in realtà ti trovi davanti a un sacco di persone online, con canali YouTube eccetera, cioè è tutto assurdo. Ah, di nuovo testa coda questa volta per Daniel Cresi, prima Leutz all'ultima intrazione alla chicane finale, questa volta Daniel Cresi ha fatto un errore molto simile. Arriva anche un attacco da parte di Leutz 27 nei confronti di Super Simo, la staccata di cura 1, prova a resistere all'esterno Simone Esposito, nulla di fatto. Passa la Alfa Romeo lì davanti, è davvero ottimo il ritmo che sta imprimendo, sì. Flaminio e Daniele Play mi sembra che si sta avvicinando, cioè sta provando a attaccare Giovi, prima ha fatto si è fatto vedere a fine rettilineo. Si inizia a diventare sempre più preoccupante, ecco, la sagoma della Aston Martin negli specchietti della Mercedes di Giovi. Poi troviamo un po' più staccato Schumi 91 Legend, un secondo e mezzo all'incirca di vantaggio nei confronti di un Matteo Gerasci, Kaiser Matt 27 SF, che non lo dico, però per ora è stabile, visto che nelle prime gare ha avuto un po' di difficoltà di posteriori nei suoi primi chilometri su Formula 2021. Un Kaiser Matt però si porta nello zainetto tutti in zona di DRS: Luca Inno, Tucco, Michel Tia, Prince, Patrick Sperry e D-Vampire. Quindi dalla quinta fino alla decima posizione, lì davanti Daniel Play riesce ad ottenere la seconda posizione, svernicia la freccia d'argento di Giovi 1006. E ora vediamo se riuscirà un po' a colmare il gap. Stanno perdendo qualcosina da Fleming, anche se non più di tanto in realtà. Tanto scarso Nico, fa piacere anche vedere la mossa di Scarselletta, che riesce a sopravanzare Kaiser Massi, un po' in difficoltà. Testa coda da parte di Ferra, questa volta in uscita di curva 2. Ho l'impressione che per i campionati bisognerà stare molto attenti a questo controllo del posto. Intanto che Kaiser Massi era arrivato vicinissimo a scarso Nico in staccata alla 6, e dicevo bisognerà essere molto attenti, e credo che in diversi, ecco, puntando a un campionato alla costanza, magari arriverà un po' il braccino in alcuni tracciati, Monaco, Singapore, più quest'anno rispetto agli anni passati. Grazie a Mark, intanto anche lui riscatta l'abbonamento tramite Prime. Raffa, non fare il tuo allievo, sono serio. Daniele Play campione Sport League 21. Sì, Raffo è scatenato. Raffo sta facendo già i pronostici, diciamo, tutti i campionati in pratica. Io purtroppo l'anno scorso un pronostico ho fatto prima della pre-season, errore. Errore di Scarsonico. Mannaggia, parlavo di Scarsonico in precedenza, che si è ben dilettato nella passata stagione anche su GT Sport, ha ben figurato anche contro i ragazzi del Classic Formula One Series, che ci hanno invitato per una serie di eventi, anche ottenuto quindi una vittoria, quindi ha fatto davvero ben piacere anche l'impatto, soprattutto il divertimento che c'è stato per quanto ha riguardato l'esperienza GT Sport, che poi ecco è a settimane, tra poco sarà pubblico anche il topic per l'acquisto del Blu-ray, lì è stato raccontato nel migliore dei modi con tutte le immagini, tutti i resoconti e i pensieri anche da parte dei piloti. Tanto si è fermato Tucco, che è stato il primo dei piloti lì davanti a fare una sosta dettata dalla strategia, era passato alla gomma media, quindi ha fatto 6 giri di soft e poi media. Fleming sta guadagnando qualcosina tuttora sul Daniel Play,
3-4 decimi. Vado a dare uno sguardo al passo di Daniele Frey per vedere se si è migliorato dopo aver passato Giovi. Sì, quando era dietro a Giovi tirava su un 18. Errore all'esterno Giovi all'ultima curva. È uscito malissimo. E ha anche il DRS, quindi può proseguire ai box. Intanto Shumi 91 Legend, per chiudere il discorso Daniele Play, quando era dietro a Giovi si girava sul 18 alto, stando davanti Daniele Play invece si era scesi sul 18 medio, però purtroppo Conetta ha commesso quell'errore. 6-7 giri di gomma soft per poi passare alla media. Ho la sensazione che si andrà sulle due soste gomma media, infatti anche per Shumi 91 Legend, fumata tanto in pit lane. Lucaino invece gomma hard per provare ad andare fino in fondo. 25-26 sì. Tornate, attenzione a Tukumic perché arrivava facendo prima la sosta. Tukumic quindi è riuscito a scavalcare Lucaino avendo fatto un undercut. Patrick Speri anche lui si è fermato ed anche lui è andato sulla gomma arma, ecco, per capire quel che sarà anche la strategia sull'una due soste in vista dei campionati. Anche ciò che sta facendo Patrick è un profondo pilota tester insomma delle gomme, non gli sfugge mai nulla, ecco, a livello di preparazione della gara, quindi magari la presa più leggera, ecco, per questa essendo una social race. Però anche il fatto che lui abbia fatto soft hard, mannaggia, sto parlando di Patrick, anche lui stava per girarsi in uscita da curva 8, la S in salita sempre molto ostica, ha commesso un errore poco prima, anche lui sta studiando un po' tutte le variabili del gioco in queste gare. Sì. Altro errore da parte di Scarsonico in trazione da curva 10. Questo tornantino credo che i piloti non vedano l'ora che si vada ad ampliare Daniele di box. Raggio. Torna in box anche Daniele Play. Gomma hard anche per Daniele. Sarà interessante allora Tukumic se ha pista libera. In questo momento dietro a Ferra non riuscirà a sopravanzarlo perché è uscito male dalla chicane finale. Quindi dovrà fare un altro giro. Si è avvicinato tanto con Daniele. A Daniele Play, sì. Eh sì, era attestato sui 3 secondi all'incirca il distacco. Poi c'è da segnalare, insomma, c'è stato quell'errorino di Daniele Play, sì. La sosta, l'undercut fatto da Shumi. Comunque, un secondo recuperato. Tukumic che invece ce l'ha fatta a sopravanzare Ferra nonostante l'uscita poco felice dalla chicane finale. La strategia di Tukumic, ecco, si può... Ecco, sono Tukumic e Daniele Play, visto che sono un po' più avanzati, quelli anche da tenere d'occhio per capire dove si può andare con una due soste e dove si può arrivare invece con una singola sosta, perché Daniele Play ha assolutamente pista libera. Tukumic invece si è trovato con qualche ostacolo, anche tanto sottosterzo, tra l'altro è arrivato proprio una penalità a curva 8, a tanto sottosterzo, non vorrei che con Ferra sia arrivato al contatto e abbia un piccolo danno. Iniziano quindi a fermarsi tutti lì davanti, prosegue per ora imperterrito Flaminio, si fermano invece Giovi, Kaiser, Matiltia, Prince, Di Vampire, prosegue Di Vampire invece, Matthew ai box. Eh sì, lì davanti essenzialmente proseguono tutti invece i piloti che sono partiti con gomma media. Giovi hard, hard anche per Kaiser, Matt e Daniele Play. Bandiera gialla nel T2, ritiro per Lele Salva. Sì, era partito male. Curva 9, credo. Sì, non ho visto onestamente. Sì, oh, addirittura è arrivato sulla sinistra, quindi credo un effetto pendolo nella minimappa mi viene mostrato a sinistra, ecco, nel rettifilo che porta a curva 10. Al solito l'uscita di curva 9, la KX rapidissima verso destra, in salita, cieca. E quando si va sul corto all'esterno è sempre molto facile perdere il posteriore della vettura. Non entra né safety car né virtual safety car. Continua tanto l'azione al centro gruppo, insomma, con 20 vetture in pista stiamo facendo ciò che possiamo perseguire ogni sì, duello. Un po' complicato, Lucaino, sì. Immagino. Lucaino è andato a sopravanzare Ferra, c'è lotta anche tra Leutz e Patrick Speri, con Patrick Speri che passa all'esterno della 6 Leutz. Forse un'uscita poco felice, nel mentre che lì davanti si ferma il leader della corsa, Luca Flaminio. Era gialla per il momento esposta nel T1. Prontamente rimossa, forse un errore. C'era una Red Bull lì, quindi immagino Toretto un po' in difficoltà. Flaminio intanto è tornato ai box. Lui invece va sulla media. E allora non me ne voglia Tukumic, ma visto che Flaminio avrà pista libera, è lì davanti. Per capire se conviene fare una strategia ad una singola sosta o a due, seguiremo la personalmente splendida livrea della Williams. Marchiata 88, sì, con Luca Flaminio. Che tra l'altro questa Williams sembra una Sauber, se non ricordo male, mi sembra di Raikkonen, stiamo parlando quindi veramente di quasi un, non dico un ventennio fa, magari chi diciamo ha un'età si ricorda
questo muso bianco con la parte invece celeste e azzurra ricorda una Sauber molto molto vecchia, perché lui è dei primi anni 2000, siamo nel 2001. Il muso bianco della Williams con la pancia celestina e blu ricorda invece ovviamente la Williams del 94, e quindi la nostalgia galoppa con la livrea Rothmans. C'è anche un po' di giallo in qualche tratto. Con gli aggiornamenti hanno ridotto la percentuale di entrata della safety car, ci dice Luigi. Ah, ok. Ecco, speriamo che non l'abbiano ridotta in maniera eccessiva, perché sappiamo che comunque l'equilibrio tra, diciamo, farle entrare quando deve, quando non deve, non è una cosa da poco nel gioco, ecco. Rende le gare molto interessanti. Oltre a essere più fedele alla realtà. Alle impostazioni della lobby, non vorrei, magari c'è stato un errorino, però è approssimativo ovviamente, ecco, anche no, safety car è impostata su aumentato. In quel caso squalifichiamo Flaminio subito. Palese, sì, bandiera rossa, band del campionato, chiamiamo Mark e lo facciamo mettere proprio sul muretto con la modalità Fabio Briatore. Tanto una lotta che sta di Sport League alla passata stagione c'è stata tra curva 1 e 2 tra il Tia Prince e Tukumic. Tia Prince che anche lui si è da poco fermato ed è passato alla media. Dei piloti che si sono fermati, una metà hanno scelto essenzialmente la gomma hard, gli altri invece sono sulla gomma media. E sono Flaminio, Schumi, Tia Prince, Tukumic. Oh, errore di Tukumic! Errore. Una lanciata discretamente, onestamente. Era da un po' che scondolava, questa volta non ha tenuto il posteriore. Vettura che è fuori dalla carreggiata, fuori dalla traiettoria. Vediamo se Marshall con una gru virtuale riescono a rimuoverla senza dover fare entrare la safety car, dover passare al regime di virtual safety car. Per il momento è esposta solo la bandiera gialla, quindi tra l'altro tutto il gruppo è passato, quindi non penso ci saranno problemi o rallentamenti alla corsa. Siamo già al 13° giro. Torna in box Kaiser Massi, che partiva sulla gomma soft, lui credo. Sì. E Kaiser Massi no, partiva sulla gomma media invece, pardon. Era indietro di un giro giustamente, perché Vampire l'aveva iniziato al 13°. E Vampire chiaramente ancora in pista con iBox, intanto anche Apple e Kaiser Massi. Solite cose belle con la vettura di Kaiser Massi che si era girata in pit lane, era tornata indietro, al solito fantastico advance Apple, anche lui quindi si ferma. Kaiser Massi comunque è andato sulla gomma hard, quindi la maggior parte dei piloti hanno scelto la gomma hard per andare su una singola sosta. C'è chi invece sta cercando anche le due soste. Advance Apple anche lui passa sulla gomma media. Vediamo Vampir, sì. Che poi non so se pronunciarlo Vampir o Vampire. Io sinceramente la pronuncio all'italiana prima, ecco, dei campionati. Sì. Sì, in effetti, come dice di legge, al momento la safety car, ci sono stati degli episodi un po' al limite, ecco. Speriamo che non sia... Beh sì, per questa di Tukumic mi aspettavo io entrasse qualcosa, perché quelli precedenti, diciamo, ci poteva stare, l'Ele Salva era lontanissimo dalla pista. E anche i vari testa coda comunque, però li sono ripartiti. Quindi Tukumic, la vettura era a bordo carreggiata, un po' di detriti in pista. Mi aspettavo qualcosa. Intanto Schumi 91 prova ad andare all'esterno di Daniel Play, che resiste all'interno. Ci ha provato a curva 1 a resistere Daniel Play. Poi l'incrocio di traiettori sulla sinistra verso curva 2 ha dovuto cedere. Il giovanissimo pilota marchiato a Stone Martin. Insomma, Daniele, sarà anche interessante questo proseguo della carriera con il team di Lawrence Stroll, visto che ha esordito in Premier League l'anno scorso il Racing Point. Vedremo, insomma, per l'assegnazione delle vetture nella pre-season. C'è già chi sta facendo carte false, chi per avere la sfumatura della Ferrari, chi invece vuole l'Alpine, quindi ci sono un po' di coltellate sotto questo punto di vista. Tanto Tukumic esce alla lobby. Sì, Daniel Play che chiaramente ha una strategia diversa da Schum in questo momento. Sì. Di nuovo bandiere gialle, questa volta nel T2 per il testa coda di Scarzonico, l'uscita da curva 8, dove in presenza avevamo visto il ritiro di Tukumic. Attenzione adesso alle gomme decisamente surriscaldate per Scarzonico, gli si fa sotto Kaiser Massi. Leuz invece lascia strada a Super Simo.
Non so se è un danno Leutz, la visuale mi porta on board, quindi non riesco a capirlo in questo momento. Ah sì, non ha, ha totalmente perso la lanterna. Tra l'altro, vedendo questo danno, mi sono dimenticato di far girare le telemetrie per il buon Lore. Scusa Lore, lo vado ad attivare subito, così vediamo se ci saranno delle modifiche, ecco, da apportare anche al live timing, che ovviamente tornerà se la Codemaster non fa altre burle. Ovviamente sempre sul nostro sito www.formetalentin.com, nella sezione statistiche troverete anche il live timing, tutte le telemetrie che giungono dalle vetture in pista. Tre vetture box con Ferra, Scarzonico e Leutz. Leutz per il danno, Scarzonico invece aveva surriscaldato quel treno di gomme. Lì davanti Vampir prosegue anche con un ritmo molto costante, perché Flaminio, ok, che ha la gomma nuova, sì, quindi si sta riavvicinando, però Vampir ha fatto il suo ritiro per Toretto. Corretto. E va al box in questo momento Vampir, che aveva fatto il suo ultimo giro, il suo best, perché è 18-9. Ah, non l'avevo vista, non mi era stata notificata, e quindi Flaminio passa, no, dovrebbero passare tutti. Ah, box anche Giovi. Vediamo un po' la cosa. C'aveva l'hard da 4 giri, credo. Andranno tutti sulla media. Chi si ferma ora? Vampir no, l'hard, perché partiva Vampir con la media. Sì. Potrebbe essere una e buona per Vampir, tutti. Potrebbe essere davvero un'ottima. Eh sì, soprattutto perché mossa. Si stanno fermando tutti quanti, quindi non infatti fa la sosta e finisce dietro. Esce secondo, rimarrà secondo. Ha proseguito Lucaino con 7 giri di gomma hard. Si dovrà guardare, però Vampir, ecco, alle spalle, quindi non so quanto gli sarà utile questa. È utile per restare nel gruppo, però questo gruppo avranno tutti la gomma media nuova, poiché si sono fermati tutti ed hanno tutti quanti gomma media nuova, da Giovi per il momento fino a Patrick Speri. E quindi l'eventuale interesse per una o due soste salta tutto, quindi purtroppo per il ritiro di Toretto iniziato un po' complicato, ecco, metto questi primi chilometri per Toretto. Rimane, 3,95 rimane in pista, chiaramente, anche se a 4 giri. Beh sì, giri. Con 4 giri di media ne ha fatti 15 in precedenza Vampir, con il carico di carburante. Luca ne dovrà fare una ventina, ecco, essenzialmente, quindi dovrebbe arrivare abbastanza un po' tirato, questo sì, però dovrebbe arrivare. Si è fermato anche Ferra ed ha messo l'hard, quindi i piloti si sono fermati tutti sulla media, fatta eccezione per Ferra, Scarzonico, Leutz, Daniel Cresi e lì davanti Vampire, che sono passati invece alla gomma hard. Sì, sono tutti praticamente. Speriamo nella safety, Cicano 87 l'ha chiamata dalla chat, speriamo nella safety, olè, arrivata. C'è chi vuole la AS. Ah no, no, Raffo, la AS credo sia, anche se però tutta bianca con le bandiere, queste grandi citazioni a Rush, però è la bandiera, una bandiera un po'. Ai box intanto Flaminio. Flaminio è box, infatti. È scelta tutto sommato giusta, perché ha perso solo due posizioni, visto che i piloti stanno rispettando il Delta. Alla fine ha fatto bene. Sì, si è messo in paro con gli altri, diciamo, più facendo una gara su Giovi, Sciumi, Daniele Play, che a livello di ritmo hanno dimostrato di essere lì, forse qualche decimo in meno. E però insomma dovrà passare Lucaino e soprattutto Vampir in una pista molto molto stretta, comunque uno dice Monaco è pericolosa, questa Ungheria è stretta, però anche qui in Spagna la carreggiata è abbastanza stretta, soprattutto nei rettilini. Uno dice vabbè, con il DRS vai, però poche mosse, ecco, si possono fare sul dritto. La manovra di Vettel, se non vado errato, del 2017 su Bottas, sul triplo cambio di traiettoria, non ricordo se era Bottas o Hamilton, che disastro, però rettilineo principale, triplo cambio di traiettoria per attaccare una Mercedes. Dice ma guarda allora quanto è larga la carreggiata. Il problema è che queste vetture sono sempre più larghe rispetto al passato. Anche la safety car, ecco, con la visuale da davanti si è allargata, perché se non vado errato quest'anno è cambiato il modello di Mercedes. Il modello ancora sempre più panciuto. Sì, sì. E chissà se avremo anche la safety car a Aston Martin. Ora questo così se ne parlava già l'anno scorso, in realtà, quindi non so se poi hanno rinnovato o ci sarà l'ultimo anno. Sinceramente no, io dico in gioco. Tu dici nel gioco. Io certo, non abbiamo le piste, chiedo la safety car a Aston Martin, però vabbè, tu sei proprio sei proprio il 80 non avanti, gioco, c'è proprio Galassi proprio. Tu pensi cose tu pensi cose, cioè non vorrei dire che, cioè hai una fiducia incredibile. Uno sperava negli introiti sperava con Electronic Arts, invece non...
intanto Daniel Craig. Crazy. Non so cosa è successo in uscita dalla 8, come tu, Comic? Le due McLaren ritirate nello stesso punto, nella stessa errore curva di Vampir. Errore di Vampir che si è girato. No, si è girato. Oh, mamma mia. Attenzione a sopravanzarlo, non vorrei che qualcuno abbia ricevuto il messaggio di restituire la posizione, speriamo di no. Ha fatto una David Coulthardata, ha fatto. E allora tutti dietro alla safety car con Lucaino che è detto al passo, Lucaino che è l'unico che non si è fermato sotto regime di questa safety car, quindi a maggior ragione allora mi sono dimenticato di registrare la telemetria. No, dalla chat. Aspetta, Raffo, io non sono dell'85, almeno questo. Quel bagliore minima di gioventù concedi. Sono io. Quanto è bella l'AS, guardate quanto è bella l'AS. Prendete l'AS, no, pure vedi, prima. Visto che dicevano dalla chat nessuno vuole l'AS, top, ecco, prima posizione. No, ve la, dove stiamo, mezzo, ve la stiamo facendo inquadrare, guardate, tutto quel che ben di Dio, guardate. Adesso si spostano tutti, mettono in seconda posizione, parata AS fino alla bandiera a scacchi. Oh, sì. Imposta da... altrimenti non si corrono i campionati. A proposito di Matthew, mi sembra che questa gara l'abbia presa proprio come un vero e proprio, come dire, test prestagionale, diciamo, nel vero senso della parola. Beh, si parla anche di piloti, c'è chi non si è fermato mai, non solo in questa stagione, ma c'è chi arriva dal 2018, dai primi accenni di sports, tra campionati anche fuori dalla nazione, ecco, certo, continuano no, a correre varie, ovunque, sì, quindi sì, anche, c'è infatti, chi è decisamente c'è Mattia, stato infatti ci ha chiesto di cambiare il nick 2-3 volte. Ah, sì. Vedi, la Sony ha detto che bisogna pagare per cambiare il nick, se noi mettevamo un euro ad ogni cambio di nickname anche sul forum. Errore di super... intanto un gruppo selvaggio arriva alla staccata di curva 1 perché la gara è ripartita con Lucaino a guidare il serpentone, Flaminio incalzato da Giovi che aveva avuto un ottimo avvio, per un momento sembravano addirittura arrivare in tre alla staccata di curva 1, nulla di ciò, esce fortissimo però Giovi da curva 3 stava arrivando quasi al contatto con Flaminio che birichinamente si è spostato verso l'interno andando a chiudere la corta per Giovi 1600. Intanto ringraziamo anche il buon Lopez per l'abbonamento con il Prime, non un mese anche per Lorenzo. Matthew intanto si sveglia e va a sopravanzare all'esterno Vampir, subito all'interno anche nei confronti di Kaiser, ma doppio sorpasso in due curve per Mattia Di Campo scatenato in questo riavvio. È stato detto dalla chat che l'AS è un po' me, e allora subito Lucaino a guidare il gruppo e Matthew che la porta, prova a riportarla lì davanti anche l'Alfa Romeo di Sciumi 91 Legend, va all'interno nei confronti di Joey che però tenta un incrocio in trazione al tornantino di curva 10, nulla di fatto, però esce più forte la Alfa Romeo di Sciumi 91 che si porta in terza posizione, prova a mettere il mirino, tanto testa coda per Speri in uscita, ha addirittura danneggiato totalmente l'ala, e virtual safety car per rimuovere i detriti, quindi dell'Alpine. Ecco un'immagine un po' dolorosa anche per tutta la chat, questa dell'Alpine in 15ª e 16ª posizione, è social race, ecco, c'è tempo, però sono tanti quei piloti che la vogliono vedere in alto. Intanto salutiamo anche Mattia Pozzo, buonasera, è arrivato Mark Lopez, chi... ah no, c'erano già, però hanno dato il benvenuto, molto bravi, molto educati, al buon Mattia Pozzo 97, che se non vado errato è lo stesso Pozzo Bon, io ecco ricordo un nick PSN che forse ha corso anche qui in Formula Open, però ecco ne ho guarda, visti troppi di nick, quindi potrei sbagliarmi. Fra sei mesi finirò di scaricare la patch 1.07 Lopez, che intanto siamo ancora sì sotto virtual. Sì, siamo sotto virtual. Sì. E allora ne approfitta per fare la sosta Patrick Speri, va a montare una gomma media, 13 giri al termine, si riparte. In questo momento non è arrivato nessun messaggio di penalità drive thru per eccesso di velocità sotto virtual safety car, quindi buono che questo discorso del Delta che al primo giorno fece un disastro, ecco, metà griglia, ricordo che ricevette la penalità perché essenzialmente non veniva mostrato, ecco, il timer fino alla fine della virtual safety car, e diversi piloti quindi ricevettero questa penalità, non è accaduto, quindi ecco, un po' alla volta si sbussano gli angoli non so, un dodecaedro, non so quanti angoli dovremmo smussare di questo gioco, forse troppo. Attenzione, intanto c'è Fleming che è molto vicino. DRS abilitato da questa tornata, non ancora aperto ovviamente sulla Williams di Luca Flaminio, visto il detection point era nel giro precedente, l'uscita dalla chicane finale, staccata in curva 1 con Lucaino che ci prova dall'esterno, ruota affiancati due, si difende come può la Haas di Lucaino,
magari spera di tenere dietro Flaminio il più a lungo possibile per sperare poi nel calo della gomma media montata da Luca Flaminio, ma non penso arriverà a questo calo, perché in precedenza abbiamo come detto Vampire ha fatto 15 giri con il carico di carburante, Luca ne deve fare altri 12. Forse più potrebbe sperare in un attacco da parte di Xiaomi, 91, Giovi, tutto il gruppone che magari da dietro vede un Flaminio in difficoltà e prova a fare il colpo gombo. Notte tra Luca, mannaggia Raffo. Tra Luca Flaminio e Luca Inno, in effetti ci sta. Centrogruppo tutti sotto al secondo, un primo strappo per trovare Vampire, che sta un po' tarpando le ali a Kaiser Mata, Van Zeppel, Mattia De Campo. Sì, sta arrivato negli scarichi del Tia Prince, sì. C'è un bel trenino. Adesso avranno tutti il DRS, tranne Luca Inno. Vediamo come arrivano alla staccata di curva 1. C'è abbastanza spazio per Luca Inno per perdere eventualmente solo la posizione nei confronti di Flemin. Flemin che arriva all'interno di curva 1, si sposta al centro della pista. Luca Inno ancora dall'esterno, prova a resistere, ruotata tra la posteriore sinistra di Flemin. Luca Inno che rientra in pista, arriva al contatto con Flaminio. È un'immagine che ho visto più volte nelle categorie Formula 3 e Formula 2, ecco, quest'anno con la realtà, ecco, più volte una gara, se non vado errato, dovrebbe essere proprio la Formula 3, tra Nannini, Schumacher, ovviamente il figlio di Ralf, tra l'altro, insomma, ogni volta che i primi due arrivavano a battagliare in curva 1-2, tutti e due esplodevano, perché è facile arrivare al contatto, soprattutto nel richiamo verso sinistra. È arrivata una ruotata tra l'anteriore destra di Luca Inno, diciamo, e la posteriore che... sinistra di Flaminio, saltando sul cortolo, nessuno ha alzato il piede, sì. Quello assolutamente Lucas Bindo, mannaggia la chat con Foyetex. E quindi Schumi si è fatto in seconda posizione, zitto zitto. Assolutamente. Tra l'altro non penso abbia riportato dei danni Luca Inno, nonostante sia entrato nella pancia di Flemin, e sarei curioso di vedere com'è ridotta la fiancata sinistra della Williams di Flemin. Vediamo magari dalle immagini se arriva qualcosa che può aiutare, e soprattutto sto registrando l'ore e la telemetria, quindi anche per vedere qual è il danno che ha riportato sarà interessante anche questo. Box, se Flemin inizierà a perdere qualcosa, visivamente non vedo nulla sulla sinistra della Williams di Luca, nessun graffietto, ecco, nessun segno, eppure è stata discreta, ecco, l'entrata un po' a gamba tesa. Quindi anche lui torna ai box e anche lui va sulla gomma media, ovviamente per arrivare fino alla bandiera a scacchi. 10 giri alla bandiera a scacchi di questa social race, sesta social race su Formula 1 2021. Si continua a testare sia piloti che tracciati che vetture che gioco, soprattutto questa sera abbiamo visto qualche errore da parte dei piloti, però sì, abbiamo visto funzionare un po' meno, questo assolutamente, come ci segnalava Luigi dalla chat, funzionare però la safety car, la virtual safety car. Errore di Kaiser Matt, intanto preso un po' largo il tornantino di curva 10, è andato a fare la traiettoria, proprio il nuovo layout. Procede lentamente tra l'altro Matteo Gerasci, credo che abbia un danno, sì, manca la paratia laterale sinistra sulla sua Aston Martin, quindi sportivamente si fa da parte per lasciare sfilare i piloti dietro di lui. Ero su Kaiser Mass, ho detto ma non vedo niente qua. Pieno danno, diciamo che è stato, come dire, abbastanza... E safety car. Ecco. Perfetto. Diciamo telefonato, perché è un errore tipico che si può fare all'ingresso di questa pit lane, pizzicare proprio il muretto qui, tanto pit lane che non viene chiusa, quindi i piloti possono fermarsi nonostante proprio ci sia Kaiser Matt a fare da muretto separatore tra pista e pit lane. Super Simo si ferma lì davanti, in effetti se si ferma il primo si fermano tutti, se Luca prosegue invece non credo che forse Flemin... Vampire per togliersi questa hard, non so. Ma settimo tutto sommato perderebbe praticamente una vita, però è anche l'unico senza penalità, quindi magari riuscirà a passare una soft, mettersi in una posizione comoda, anche perché lo stesso Advance ha 10 giri su questa gomma media, e vediamo, dietro Advance ci sono altri piloti con la gomma hard e potrebbero fare la tua stessa mossa, quindi da Vampire in giù credo che qualcuno si fermerà. Sì, Flemin non ha senso, è quello con la media più giovane.
Diciamo che comunque in questa gara abbiamo visto diversi ritiri frutto di errori, bisognerà capire se perché i piloti fanno comunque delle prove oppure diciamo magari non conosco perfettamente il gioco, anche il gioco magari è un po' meno permissivo in alcune situazioni, ecco. Beh, io quei primi giri che ho fatto a luglio sono stati un vero e proprio dramma, cioè un modo completamente diverso di stare, sì, proprio di sentire la vettura, quello che ti riporta, sali sul cordolo, non sai mai come ne puoi scendere, quindi poi ovviamente si correva ancora senza setup eccetera eccetera, però credo ci siano meno proprio feeling, sensazioni che manda la vettura quando si entra in curva e quando si sta sul cordolo. In trazione te lo dice sempre che sta scappando, però ecco, almeno a livello personale ho avuto poco feeling su quanto soprattutto può entrare forte in curva, perché la velocità che puoi portare al centro della curva è elevatissima, però anche con il pad, quindi a livello di volanti i piloti sapranno sicuramente di più, non ho ancora percepito quel limite fino a dove tieni. Comunque diversi piloti si sono fermati e sono Giovi, Vampire, Advance Apple e Scarso Nico che sono passati alla gomma soft. C'è il Monteo giù dalla macchina e con un pezzo di carbonio a punta indica la retta via verso i box. Sta facendo, sta segnalando, ecco, gli possiamo dare occhio. Una pettorina, un catari frangente. Non vorrei dire nulla a Luca Flendi, non stare troppo vicino alla verticale. No, mai sapere. Non vorrei. Pochissima fiducia. Ma tu hai evitato la mia gara di Singapore di 6 mesi fa di legge 97 e anche quella fu una mossa abbastanza intrigante, Luigi, purtroppo anche per lui, se non vado errato anche te avevi un danno però all'ala, ecco, nell'andare a prendere, nel tornare ai box e centrare il muretto che separa pista e pit lane. Vincerà il Luca Rosticino e il Luca Fiorentino, queste pure. Raffoidex è scatenata, non so dove sei, ti ho visto in vacanza, torna a fare il bagno perché questa sera ci stai devastando. Comunque sì, è in vacanza, ci stanno, è ancora in vacanza, chat. Intanto Matthew è in terza posizione, non so se mi sono perso qualcosa. Io Matthew l'avevo lasciato dietro al Tia Prince e invece ha passato sia Tia che Daniele. Non si sono fermati, cioè quindi strategie identiche. No, ovviamente sì. Cioè, non lo so, mi sono fermato. È un po' ce lo siamo per. Niente, è volata, è andata al baretto, ce lo siamo dimenticati. Ciao, datemi la coppa della Master, Luigi 97, al sesto abbonamento. Beh, credo che. No, 6 mesi, 5 euro. No, a parte con Prime, quindi non ci arriviamo al costo della coppa della Master con 6 mesi da spiazze, però ci si avvicina forse a un terzo. Allora, lo ti diciamo posso dare tutto, un prezzo, se con 60 può darsi che ci facciamo un pensiero. No, siamo sui 30 qui, ecco. Ah, ok. 6 mesi, 5 euro a mese, tra l'altro se proprio volete c'è il Prime, come detto, aspettate i campionati se proprio volete sostenerci eccetera eccetera, però in questi mesi in realtà sono diminuiti i prezzi per gli abbonamenti ai canali, quindi se avete qualcun altro, qualche streamer del cuore alla quale volete abbonarvi, ecco, è diminuito di 1,50 euro e qualcosa se non vado errato, quindi è un buon momento per approfittarne, però come detto con calma, eventualmente andando a ripassare quando ci saranno i campionati. Noi ci rituffiamo in pista essenzialmente perché la safety car sta per rientrare in questo giro, allora Luca Flamino si ritroverà, non lo so se è la prima volta per lui su questo gioco, comunque a dettare il ritmo e alla ripartenza. Tra l'altro dall'onboard di Flamino Williams sembra come strattonare, non so se è per il lag audio, per il bug, l'hanno risolto in questo modo con proprio da dei colpi, ecco, l'acceleratore è risolto, l'hanno coperto, hanno messo la polvere sotto il tappeto. Flamin la stava perdendo in uscita all'ultima curva e compromette ovviamente la partenza. Sciumi 91 è subito nella coda della Williams e Luca Flamin che si difende al centro della pista, all'interno. Sciumi 91 lo accompagna verso l'erba, verso curva 1, attenzione, con un Flamin molto intrigante in questa difesa, è arrivato un contatto tra l'anteriore sinistra e Sciumi, la posteriore destra di Flamin, sta cadendo 1 che quindi è andata abbastanza in derde, ma giù dall'esterno all'Alonso, all'esterno di curva 3, però poi la carreggiata si chiude, la linea soprattutto per Matthew viene coperta dall'Alfa Romeo di Sciumi 91 Legend, all'interno di curva 4 una staccata profondissima da parte di Matthew, che sale in seconda posizione, mette subito nel mirino un Flamin in difficoltà in questo avvio, nelle retrovie anche sono arrivati un po' di scambi di posizione, soprattutto con Giovi che con questa gomma soft sta facendo favillo, anche Scarso Nico in lotta con Leutz,
si scambiano più volte la posizione, alla fine Scarsonico riesce ad entrare in top 10. Vampire è chiuso in questo momento dietro a Ferralti, a Prince va a sopravanzare Daniele Play, che ha fatto una grandissima prima parte di gara. Poi tra le varie difficoltà, prima della sosta, Giovi con la notte grande sorpasso nei confronti di Kaiser Massi, ma stava Vampire per centrare in pieno Daniele Play. Vampire si riesce a sopravanzare Ferre, i piloti con la gomma soft ovviamente scalpitano in questo momento, vogliono passare tutti quanti, quasi vorrebbero passare sopra ai propri rivali, e in questo momento lì davanti c'è una lotta molto molto interessante, sia per il ritmo che ha caratterizzato Flaminio in questi 26 giri, qualcuno sotto safety car, e invece per la risalita di Mezzio sarà interessante quindi vedere questa lotta per la prima posizione. Sciumi 91 ci ha provato a crearsi lo spazio nei confronti di Flemine, un Flemine che però ha chiuso senza fare troppi complimenti. Tia Prince, arrivano 3 secondi di penalità pesanti purtroppo per lui, perché era lì in top 5 a giocarsi la posizione in pista, purtroppo con questa penalità viene escluso da questa lotta, almeno sotto la bandiera a scacchi. Giovi con la soft spintona praticamente Daniele Play, che sgondola un po' in curva 4, esce più forte Giovi in curva 4, mossa caratteristica del farsi poi sulla sinistra istaccata nella curva 5 in discesa, però Daniele Play è andato profondo col bloccaggio anteriore sinistra e quindi si è difeso egregiamente in questo momento. Lotta questa sera in vesti Aston Martin, e davanti per il momento c'è poco da inventarsi per Matthew in questo settore, non c'è una tale divario, tale gap ecco tecnico, nemmeno offerto dalla gomma tra i due piloti, anzi quella di Matthew se vogliamo è più vecchia di un giro. Giovi passando da Daniele Play al tornantino, curva 10. Sì, allora intanto vedere... buon Raffo Idex in Germania, quindi bravo, sì. Bravo, beva, ne beva una alla nostra. Metti, vediamo se esce bene dall'ultima curva, anche se Flemming è uscito veramente forte. Per il momento a 4 decimi, dalla prossima tornata potrà anche azionare il DRS qui sul rettifilo principale. Sciumi 91 Legend è proprio sul filo, sta per perdere il DRS nei confronti della coppia che si sta giocando la vittoria. E il Tia Prince che zitto c'ha anche una penalità. Peccato, sì, peccato per quei 3 secondi che ha preso un giro fa, altrimenti era assolutamente della partita per il podio, lo sarà in pista. Poi sotto la bandiera a scacchi le penalità inflitte dal gioco, per il momento i taccuini roventi sono a riposo, sì. Ci penseranno solo le penalità Codemaster. Taccuini entreranno diciamo prossimi mesi, ma speriamo in realtà non serviranno troppo, perché... speriamo ecco. Che serviranno meno, ecco, diciamo così. Sì, più che altro proprio che ok, questa sera non serve in modo anche da far riposare, sì. Attenzione, sì, sì, errore di Scarsonico alla Kaix a curva 9, viene passato da 3 piloti anche ad Advance Apple, ecco, facendo le varie sintesi dei campionati. Errore poi di Scarsonico in curva 10 in trazione, dicevo, facendo le varie sintesi dei campionati per il Blu-ray. No, ride scherzo, però sono state 5 piste nella quale su 22 infatti dove questo vi siete riposati, che tra l'altro quella fase se non ricordo male, quella fase centrale Belgio, tutta quella fase sì lì. Tutte di fila. Tanto Matthew su Flemming ancora prima della staccata di curva 1 sale in prima posizione, completa quindi la rimonta Mattia De Campo. Giovi anche per lui 3 secondi di penalità, quindi lotta vera in pista tra il Tia Prince e Giovi, e potrebbe approfittare quindi dicevo per tenersi il podio Schumi. E sì, erano Gran Bretagna, Ungheria, sì, e, state, infatti, e Belgio. Mi ricordo ancora Lorenzo che ci scriveva: mamma mia, sembra Natale uno dopo l'altro che è senza direttore gara. E poi infatti io ricordo quello... piloti invece dicevano: ma secondo me lui sta tagliando, chiedetegli i giri, ma che poi uno quando si torna ad affidarsi al gioco c'è sempre il ma sì, secondo me. Attenzione, vedremo quest'anno, in questo momento. Vedremo. Sì, speriamo, ecco. Tia Prince intanto in lotta con Giovi, sempre curva 10. Giovi aveva già un vantaggio di posizione a causa delle penalità, perché ne ha 6 secondi di penalità Giovi, mentre 3 per 6 secondi per il Tia Prince, mentre 3 per Giovi, e in questo momento invece Giovi si prende una posizione in pista. 3 giri al termine, scappa via Luca, no, pardon, Matthew nei confronti di Luca Flaminio. Fuori dal secondo, e quindi potrebbe esserci lotta eventualmente tra Flemming e Schumi, visto che è in zona di DRS. Idem ovviamente con Giovi, che è lì, soprattutto con la gomma soft, giovanissima. Vampir riesce a sopravanzare Daniele Play, ancora prima della staccata di curva 1 dall'esterno. Davvero bella la risalita ai Vampir, ok? La gomma soft in vantaggio, quindi insomma le varie situazioni si sono create con la safety car, però ricordiamolo. Ecco... esatto, sì.
tra i nuovi insieme a Shumi è uno di quelli che si è espresso bene anche nei duelli, perché tante volte l'ho visto attaccare all'esterno anche. Sì. Poi le varie situazioni di gara hanno arretrato Luca Inno, Scarzonico ha messo molti più errori, Super Simo che è stato costantemente fuori dalla top 10, però è lì sereno senza penalità, quindi non male la sua gara. Leutz purtroppo caratterizzato da qualche testa coda di troppo, idem per Daniel Cresi. Toretto, ecco, per quanto riguarda i nuovi, come detto, è sembrato quello più in difficoltà. Errore di Patrick Speri alla 9, sì, anche per lui alla Kaix. No, è tardi per una safety car, spero. In pista si vede qualcosa, non so se è un pezzo. Credo sulla destra, sì, perché è dove è arrivato all'impatto. E immagino abbia dato una botta discretamente pesante. Ah, errore tanto per il Tia Prince, prima della chicane, visto per Prati. Sì, e Giovi ha passato Schumi. E Giovi ha passato Schumi, sì. Giovi chiaramente con queste gomme, però c'è anche una penalità, quindi dubito che possa... Eh sì, ha 3 secondi di priorità, quindi se in questi due giri sì. Guadagna ancora 2 secondi e 4 su Shumi, potrebbe tenersi il podio, almeno per le statistiche, per il morale personale e per dirmi, ah, visto ci sono andato anche questa sera al podio, non solo una volta nella scorsa Brunica. È il momento però a Shumi, soprattutto se riuscirà a tenere il DRS, lo vedo complicato per Giove riuscire a guadagnare questi 3 secondi di margine, anche perché se va più forte si trova davanti Flaminio, quindi è complicato, ecco, riuscire a prendere tutto questo margine. Giova 912, intanto grazie per il follow, grazie a tutti i ragazzi che ancora ci stanno seguendo dalla chat, nonostante, ecco, come detto, le tre settimane di ferie, di pausa. Bello vedere, insomma, che il canale è rimasto un minimo attivo, ci sono ancora i ragazzi, poi come detto con la pre-season dei campionati si ritornerà in pompa magna, soprattutto al giovedì ci sono già tanti ospiti che attendono di essere invitati nello studio pre-gara. Giovi 1006 va a sverniciare Luca Flaminio, sale in seconda posizione, ma come detto con 3 secondi di penalità che dovrà scontare sotto la bandiera a scacchi. Ah, è arrivato pure. Attenzione. Attenzione. Il flex è 10 mesi, noi tutti 9, ma che bella. Ma io ma aspetta, forse mi sono dimenticato. Come perché ha fatto? Come ho fatto a essere perché lui è a 10? Perché lo dici a 9? Infatti non ho capito io. Forse quando trasmettevamo solo Project Cars ancora. Mi sa che con queste ferie qua mi sa che mi sono dimenticato, mi sono perso qualcosa. Grazie mille comunque. Le spinate del Dokkan. Panico, non so se le sminate del Dokkan andranno guadagnate o Paolo Paradiso. Adesso momento di panico e terrore, panico paura. Palestati in chat, please. Comunque ringraziamo entrambi nel dubbio, perché comunque anche se fosse Paolo è ispirato alle mitiche spinate di Andrea Longagnani. Non sono l'unico a 10, devo rimediare. Attenzione, Mark è qui che prova a mettere mano al taccuino. Intanto mette mano alla vittoria di questa sesta social race su Formula 1 2021. Matthew, che traziona ora bene all'ultima curva. Io ho brutti ricordi, però possiamo dirlo, sì, ok. Quindi in Spagna brutti ricordi di chi arriva a festeggiare sotto la bandiera a scacchi con Luri. Comunque, Matthew transita il primo sotto la bandiera a scacchi e vince qui in Spagna. Flaminio in seconda posizione, terzo Schumi. Giovi è transitato secondo sotto la bandiera a scacchi, ma per penalità chiude in quarta posizione. Top 5 per D-Vampire, davvero molto bravo. Bene. Certamente ha sfruttato la safety car, però... come dicevamo è stato bravo a non prendere penalità e a duellare più volte al centro del gruppo. Sesto Luca Inno, che anche lui risale grazie alle penalità. Settima posizione per Daniel Play. Poi Advance Apple, anche lui ottavo per come era partita la gara fino all'ultima safety car, era arretrato in penultima posizione, molto lontano dal gruppo, quindi bravo Advance a bistrecarsi nella marmaglia, un po' anche nelle carcasse dei piloti. Nona posizione, me lo sono perso, non ho posizione, c'è stata tolta dalla grafica, la recuperiamo tra pochissimo. Advance è profondo, viene dato anche come pilota del giorno, è il maestro, è l'originale. Allora buonasera ad Andrea Longagnani, noi intanto ci andiamo a gustare la festa del podio, le nuove moto, il cuore, il cuoricino che ci manda il buon avatar almeno di Mattia De Campo. Andre, le social le usiamo di test, quindi conferma di Matthew, Flam sempre veloce, però i nuovi I nuovi si sono difesi bene, chiaramente non gli si chiede di andare come Matthew, comunque di avere l'esperienza in pista di altri piloti, ma secondo me, tutto sommato, a parte un paio di piloti che hanno avuto già una gara sfortunata sin dall'inizio, buoni chilometri per un po' tutti direi, non so se sei d'accordo, ecco.
Assolutamente, sì. Soprattutto esperienza con il gioco, noi in particolar modo per, sì, con veramente il gioco, le meccaniche, insomma, siamo entrati che nemmeno sapevamo metterci spettatore per un po', quindi è andata bene. Shumi Legend arriva anche lui in chat, che è sudato, buonasera, grazie a tutti ragazzi. Il feedback di Joey mi fa più male il braccio adesso che quando ho fatto il vaccino, e anche questo, vedi, i piloti per il sociale. Piloti vaccinati, piloti fortunati, quindi andatevi a vaccinare, ecco, perché se siete vaccinati potreste vincere anche la Master League. Potreste, non dico. Non potreste, uno getta lì il dubbio. Tanto siamo quindi in conclusione, grazie a tutta quanta la chat, grazie a tutti ragazzi e grazie ovviamente alla regia di Andre. Grazie a te, tra l'altro ricordo che a breve pubblicheremo la nuova social che si disputerà giovedì, quindi tra 2 giorni, quindi chi è interessato potrà parteciparvi nelle stesse modalità di questa gara, della gara di stasera. Grazie anche a Vamper dalla chat, anche per lui si è divertito con i duelli. Super Simo, mando un grandissimo abbraccio a Simone Esposito, una prontissima guarigione. Speriamo di rivedervi quindi tutti quanti alla prossima gara, come detto in precedenza da Andrea. Come al solito, per tenervi aggiornati c'è il canale Telegram e ovviamente sul forum per tutti quanti i post e le iscrizioni alle varie gare che andranno a condire questa ultima settimana d'agosto. Poi si inizierà finalmente con la pre-season, si inizierà a fare un po' più sul serio. Se fate Messico torno solo per correre e arrivato in ferie. Andrea, stai buono lì a San Marino, non ricordo dove sei, stia comodo lì, non sarà Messico, spero. Dai, ci vediamo qui, ci vediamo sui vari social, Instagram, Telegram, Facebook, siamo veramente ovunque. Grazie a tutti, buonanotte anche da parte di Raffaele Nelli. Ciao ciao.